dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Porco Livio. Porco Livio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! E se urlo un bel porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Mentions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Ciao ragazzi, eccoci qua. Siamo carichi? Un nuovo sfidante che deve ancora capire bene il joystick come funziona. La challenge definitiva. Ma tu ci hai mai giocato? Mai. Ma ha detto che è tipo un campione, calcola. Mi fido di sto coglionazzo. Ha scoperto ieri di avere il pollice opponibile. Però secondo me in questo giorno e mezzo si ha fatto così. Ha fatto un pollice opponibile. Ho scoperto. Intanto grazie figlio del maestro. Ciao figlio. Ciao figlio mio. Ciao figlio del maestro. Come è possibile che cioè, questo si infila così? Sì, si infila così. Ciao pelle così. Dodo parla al mic please. Ciao. Bravo Dodo. Ciao. Ma è una bastina. Ciao Ior. Poi mi avvicino per parlare. Ma no, per carità. L'alternativa è avercelo così in mano. Aspetta. Non ti piace? Immaginavo. Allora. Che famo? Allora. E oggi torneore di Mario Kart, ragazzi. Ma abbiamo finito. Per scoprire. Si comincia da capo? Facciamo a caso. Possiamo prendere. Bologna al 95esimo. Sì, ho visto. Possiamo pure prenderli alternati. Non lo so, Andre, male. Vediamo. C'ho più Zirgze, vediamo. Vince Livio il fantacalcio. No, lo vince Maggio, è primo. No, Livio c'ha la media punti più alta. Grazie, Denira. Già sai che arriverete pari punti? 10 mesi. No, che pari punti? C'è una media punti più alta, lui fa 70 di media, forse. E quindi? Io molto più basso, due giornate. Sta a gufare, media chiappa. È veramente goffo. Poi cioè, ha detto, ragazzi, ho messo meretto perso contro chi giochi e quanto fa quell'altro. Ho capito, però, se c'è la media punti più alta, se c'è la media punti più alta, se quello la giornata gli fanno 16 gol, tu ci puoi. Ma non è, non è la stessa cosa. Tu hai una media punti bassa, è bassa. E sti cazzi, se quell'altro gli fanno 16 gol, pure allora, che tu ce l'hai alta, perdi uguale. C'è se quello contro te fa 40, vinci. C'è un mondo ipotetico è così. Che è girata a tuo sfavore. Per quanto mi dispiace che l'Inter sia uscita dalla Champions. Perché così adesso, perché adesso Lautaro vuole fare tanti gol. E quindi? Perché prima ne voleva fare poi. No, però prima magari lo teneva in panchina. Lo teneva in panchina prima della partita. Ma magari si è demoralizzato, che ne sai? Chi lo sa. Non gli fanno battere i rigori, ma a quanto pare non gli serve. Forse è meglio. Non gli serve. Forse è meglio. Aspettiamo. Ricordiamoci sta cosa di pelle. Che vuole pelle? Dobbiamo pescare un po' de top 5, gliele dobbiamo mandare perché le vuole fare. Vabbè, perché c'ha un piano. Bravo, c'ha un pelle. Piano, attenzione, un piano misterioso. Oh pelle, quanto è forte Fabian, pelle? Però che cazzo ci fa l'Inter con Fabian? Non devo mettere l'anno prossimo. Nella mezzala Fabian. Ho capito, non gioca mai Porello, come fa? No, Fabian, quello del Bologna, c'è un sacco di gol, sei forte. Ciao Paco. Grande Fabian. A pelle, ma l'hai comprato Zielinski? Tu sei tutto pelle, tu sei il mio amico di Marotta, sei porco due pelle. Va bene. C'è Bimbo Minchia, sì. L'unico inimitabile. Ma non c'è niente da dire su questo tuo soprannome che ti ha dato Maggi. No, gli ho dato io. Sei da solo. Sì, cioè è la natura che ha voluto questo. E poi aspetta, lo sapete, ma una sicuramente, non so se è la prima, ma una delle prime volte che ha usato questo termine. Allora, Maggi, dovete sapere che nella sua vita si è vantato per un botto di tempo di essere uno dei più grandi giocatori. Grazie, di Pablo. Che cos'era, PES o FIFA?
PES. PES, vabbè, ma grazie proprio, cioè, non, non giocava con noi perché proprio non neanche si divertiva a distruggerci. Ciao, se non che un capodanno, un pre-capodanno. Pensa, manco me la ricordo. Io me la ricordo bene. Io me la ricordo bene. Ho perso una partita. Magi, non sei l'unico. Hai perso che una partita? No, no, prego, prego. Questo qualche capodanno è? A casa di Flavia. Beh, portammo la Play e c'era FIFA, non mi ricordo cosa. Neymar stava al Santos. Giochiamo contro, lui prende una squadra normale, forte, giuro. Io prendo il Santos e comincio a fare, oh, che cazzo prende il Santos, ma schifo, stai a far quattro. Se sta a far quattro, ci sta solo Neymar, quel bimbo minchia. Finita tipo 4-0, ho fatto 4 gol con Neymar. Bravo, massacrato, poi cioè, non ha più voluto giocare. Ma sai perché non te lo ricordi? Non l'hai rimosso, esatto, dalla mente. Non ha più voluto giocare, da quel giorno mi ha chiamato bimbo minchia. No, sono per una rosicata. Non penso, è vero. Ma pensa chi ma perché sei? Rubava i motorini, ma per quello era. Sei? Cosa rubava? Rubava i motorini, per quello. Io so cose che voi umani potete solo immaginare. Sì. Ma queste sono dichiarazioni gravissime. Ma frequentava gente strana che facevano cose strane. Che frequentavo Livio, sì, non c'era ancora Livio all'epoca. Io se c'era era marginale. Cazzo, se non c'era Livio stava alle medie. Che cazzo che rubava? Cioè, frequentavo gente che rubava i motorini alle medie. Quando c'avevi 15 anni. No, 15 anni può essere che ancora non ci conosciamo. Sì. Perché noi ci siamo conosciuti in terzo. In terzo quanti anni c'hai? 16? I primi tempi. 17. No, sì, in terzo superiore c'hai 17 anni. Ma che cazzo dici? Fai 18 anni in quinto? Dipende, c'è una nostra amica che ne ha fatti 17, non ne ha fatti 18 in quinto. Sì. Ok, però in terzo tipo 16 o 17. Grande Iendesu. A 15 anni comunque si stava già lì a cosa? 17. Non lo so. No, ma non c'è, guarda, Livio non esisteva proprio ai tempi. Io esistevo. È stato creato poi all'estate successiva. Non è che sono, sì, esatto, sono esistito nel momento in cui Dodo mi ha visto. No, però nel senso io non ti ho mai sentito, cioè tu non uscivi con lui. No. Perché lui andava in giro con quelli che poi andavano in posti, quelli in discoteche. Che andava in posti, quelli in discoteche. In discoteche quelle pomeridiane. Le discoteche, non mi ricordo come si chiamava. Discoteche pomeridiane ci sarò andato tipo tre volte quando ce n'avevo tipo 13. E quando c'avevi? Tre volte mangi sta lì e ti giudicava. E frequentavi in giro di gente un po' così particolare. Eh sì, no, al Gilda, quello che stava a Piramide. No, al Gilda era lontanissimo per noi. Il Gilda era troppo distante. Come si chiama questa? No, ma poi... Dove stava a Piramide? Non mi ricordo come si chiama. No, ma che è l'Agab? No, Boga, mi verrebbe di Boga Disco, no? No, c'era Boga quello disco. A coso, ci stava quello sotto a Fermi o a coso o a Fermi o... No, quella a Piramide, zona Piramide. Ma ho capito, ma tu dici quello alla salita alla salita del Celio, sì, ma non mi ricordo ma come si chiama allora. Che non è l'Eden. Si chiamava Goa? No, il Goa era non era il Goa, no. Ma ma io ho ha cambiato 200 Libetta. Volte nome quel locale. No, esatto, no, via Libetta. Sta vicino all'Eden, però non è l'Eden. Cazzo, ma non è. Vabbè, ma quello ha cambiato mille nomi. È quello il fatto che ha cambiato mille nomi. Il Purgatorio. Cazzo, non mi ricordo come si chiama. Lod. No, non c'ho. C'aveva un nome tipo Boga. Boga. Sì, ma poi si parla tipo di Boga Junior. Sì, è stato 2005. Periodo che va dal 2005-2007. Bosco delle Fragole, no. No, Bosco delle Fragole sta. No, il Bosco delle Fragole. No, il Piper. No, il Piper è lontanissimo. Poi è famoso il Piper. Oh, bravo Iore, si vede che te sei uno che bazzica. La bibliotechina. Ma quello sta dici, quello sta. Ma che ne so io. No, no, Iore, ti dico, era quello che mo lo cerco. Angeli Rock. Sì, proprio quello. Sì, mo lo cerco Iore. Angeli Rock. Grazie Lorenzo, dai che c'è Stoip Train succoso. Dai ragazzi. C'è il trenino Thomas che sta viaggiando. Vabbè, ragazzi, dai. Un cazzo dei discoteche. Meriador vuole perdere. Che poi paradossalmente le due discoteche che ho frequentato di più sono il Blackout. C'è quello io pure. Sempre. Il Tromborama. Il Tromborama, Tromborama, bellissimo. Sembra un nome incredibile. In realtà, ma era bello soltanto perché c'era il pezzo fuori dove parlavi un po' con tutti. Perché mi ricordo c'era Cane Secco, tutti quanti e stavano lì e si conosceva un po' di gente solo per quello. Lì ho visto il mio primo bacio, donna. Sì, bello appassionato. Quanti anni c'hai?
Ah, che poi te andavi 20. Comunque. E poi tu comunque eri un assiduo frequentatore del Cube. Mi ci ha portato sì, pure a me. Vabbè, ecco, quel periodo in cui frequentava gli accademici del Cube. Vabbè, no, no, ok, no, vabbè, per dire. Cioè, prescindendo dal fatto che se, cioè, se vuoi ballare la techno o al Cube o al Goa, puoi andare. Ma che vuole ballare la techno? Lui piace un sacco la techno. Cioè. Lui faceva i balletti. Io mi ricordo che rimorchiavo perché lui faceva come si ballava, chiama la sera, quella London facevamo qualcosa? Il coso, io facevo finta di faceva il jump Radio come si chiamava lui era Radio Londra, però sta lì a no coso, no c'era una serata al Cube dove ci hai portato te, che era una serata particolare a coso al Mucca Assassina, no Mucca Assassina no la, era un'altra, no era particolare, qualcosa con London e Nicky Van Monte, ah Nicky Van Monte, ma quello che la facevano in serate, cioè in disco dei diversi, e Nicky Van Monte la figa quella. Come si chiamava la cosa che ti eri messo a fare il ballo, quello che startavi? Quello con i piedini. No, la, no, sì, lo so io, aspetta, jump style. Che poi in realtà era pure quella di cosa. Cazzo no, vuole di, che Matteo? Party Rock. No, non lo legge One Piece, Edoardo. Mi cazzo. No, ma che qua robaccia proprio, guarda. Argo era carino, Argo, sì, Argo era carino. Ma eri mai rimorchiato in discoteca? Un paio di volte. Una volta al Tromborama. Con chi? Una ragazza che aveva perso gli occhiali. Andiamo a cercarli. Comunque, al Tromborama io ho visto poi, veramente poi quando, tante quelle scene. Poi quando sei rimessi da troppo tardi, ormai era committed. Un'altra volta con un'amica sua. Ha colpito il cerbiatto velino. La ricordi? Non ci lo sai, perché tu aveva perso gli occhiali. Bellissimo. Te la faccio vedere addirittura. Amica bionda. L'amica mia era pure amica di Livio. Ah, l'amica nostra bionda era una figa e secondo me non... Anche perché... Non esisteva Livio, è stato creato dopo. Al Tromborama esisteva per forza Livio. Al Tromborama io c'ero. Per forza. Conta che io e Livio siamo andati al primo Tromborama che hanno fatto, quindi. Oh, oddio, questo nome me lo ricordo. Esatto, aspetta, non si chiama così però. Ma è lei. Chi è? Fa vedere. Ah, ma quando mai c'è venuto? Ma ricordo. Che poi qui c'è una storia. Oddio! Fammi vedere. E immagino la sala, qua c'è una storia incredibile dietro. Che forse Livio si ricorda, e se tu sai benissimo. Tu hai rimorchiato questa. Io non ci credo. Sì, ti dico pure. C'era un bel culetto. Cioè, ti dico pure l'evento, era un compleanno. Poi ti ricordi la storia. Ti ricordi la storia che c'è dietro a questa persona lì? Ma c'ha tante storie. Muta tutto. Ma come muta tutto? È muta tutto? Ok. Incredibile, intrigi. Questo è bellissimo. Fantastico. Questo è bellissimo. T'ho detto che c'è una cosa incredibile bellissimo. Dietro. Bellissimo. Eh sì, perché la faida si rinnova. Sì, me lo ricordo. Ti parlo del. Cos'è che compleanno grossi. Era? No, sì. Non ero così grosso. Però vabbè, era il compleanno di. Locale al centro. Ma che lei tu... non posso. Che no? Devi scendere. No. 14 anni c'avevo avuto. Ma cosa? Che devi scendere sotto. Che dovevi scendere sotto. Forse era testaccio. Uno di quelli che tipo imboscati che tu devi scendere sembrava tipo un seminterrato. Vabbè, che cazzo ne so, sono stato talmente tante mondo. Discoteche, tu mi dici il locale che ci scendi. Ma poi so, alla metà so così, quindi cioè. Cazzo, vabbè, mo se mi viene in mente. No, vabbè. Mi calcola che c'erano Flavio ed Elena. Vabbè, là eri grande, oh. Sì, cioè... Flavio e Elena se sono conosciuti un Tromborama, peraltro. Sì. No, infatti io cioè... e sarà stato 2000 e... 10. No, 2010 Ibiza. 12. Prima della Bergamasca. Ma l'anno di chi? E non mi viene, non mi ricordo di chi era il Sepera? Perché ci dovrebbe... No, cioè, al massimo è mio. Non era il tuo compleanno, c'erano Ance e Giulia quella sera.
Cioè, mi stai di una cosa, cioè, non è successa di... solo nella tua testa, e stai, no, stai incastrando delle cose lui. Impossibili. È tutto strano. Ah, ho capito. Sai che è il compleanno di Flavia e Anci al locale, quello lì che sta a Ostiense, che era l'amico di... Mamma, sono un genio, cazzo. A San Valentino. A San Valentino, ok. Sì, sì, sì. Che cazzo ci sta a fare? No, lei stava lì per i cazzi suoi. Incredibile incrocio. Che Anci mi ha fatto la scommessa. Tanto non ci riesci. Ma mi ricordo tutto. Non si deve scommettere. Ah, ecco perché allora lì la caccia abbia inizio. No, sono stato fortunato quella sera. Tu non ricordi? Ma che cazzo, perché aveva perso gli occhiali anche lei? No, perché era un'amica sua. E quindi lui ci è andato a parlare. Ma quella che mi hai fatto vedere. Esatto, era un'amica sua. Poi lui mi è venuto a me a dire: guarda che se ci provi ci sta. Vabbè, e poi dicono che non sono un grande amico, eh? Bib fortuna. Guarda, quella roba. E poi perché era un bel colpo. Per i miei un po' rozza. Vabbè, sì. Un po' rozza. Rozza nei modi, nei modi. Beh, cioè, non era proprio, diciamo, accademica. Però era... Sì, però c'è... Cioè, sì, non mi ricordo, però diciamo che non c'era proprio intesa, cioè è stata una cosa così. Poi, ti ha fisciato lei? Il sommelier della frigna. No, non è sommelier, cioè, ah, perché poi doveva vedere Naruto il weekend, quindi un po' c'ha tempo. No, per... non è sommelier, che semplicemente, non, boh, secondo me non si poteva, non era cosa, non era fattibile. E il gioco del primo anno, gli ho fatto l'assistante alla porta e ha tirato fuori. Mamma mia, ma certo che dovevi scopare. Ma per dove scopare, la cosa deve essere voluta da entrambi i lati. E quindi dal padrone, cioè non ho sì, capito. Sì, diciamo che poi non è andata, non è la cosa. Non si è finalizzato. Non è, sì, esatto. Però una pomiciata, cioè. Peccato, ma sì, se ma fosse stato un po' più là con gli anni, perché lei mi piacciono i palestrati. Quindi... Beh, e poi sì, perché ho conosciuto la Bergamasca. Mamma mia. Mamma mia, ma se questa cosa la sa... Pensa che... Non so chi sia quel tizio. Ma come non sa? Ma che cazzo dici, Ale? Ma tu perché non colleghi? Ma poi, cioè, allora, quante persone lui... conosci? Esatto, cioè... Con quel nome? Nessuno. No, scusa, rimutiamo. Questo è impossibile. Non avevo capito. Ma perché io pensavo a, diciamo, una cerchia d'amici stretta vostra, qualcuno che... Sì. Ah, ok, però... vabbè, non avevo capito. Cioè, no, era quella nostra. Non lo sapevo. Vabbè, ma molto dopo questa cosa, scusa. Tutti andavano a scuola nostra. Ma non posso. Vabbè, basta, mostra. Ma scusa, ma questa cosa quando è successa molto dopo? Vabbè, ma ti pare che se magari no, molto no, prima, no, magari no, molto prima. No, te lo dico perché sì, molto prima. Ma sicuro? No, forse no, raga, non è ve lo dico. Allora ve lo dico, non è possibile, perché poi mi ricordo che quanti anni perché io poi mi ricordo chi era, cioè il suo fidanzato, dopo l'ho visto. E non è che, cioè, nel senso, cioè, non... l'hai stalkerata. No, vabbè, mi è capitato. Chi era quello dopo? Non quel no. No, vabbè, ma non era una cosa molto, cioè... No, il nome non me lo ricordo, cioè dovrei vedere. Però non era. Giovanni Pistacchi. Comprate la maglietta utilizzando il nostro codice PAP. Non era. Giovanni Pistacchi. Va bene. Va bene, è giunto il momento, ragazzi. È giunto il momento. Vai. Mario Kart, che è? Una volta. Ma quali sei i tasti? Una ragazza che ha perso gli occhiali. Eh no, perché non c'ho ABC. Ah, è vero, comunque, ha perso il chiaro. E con questo però, poi ho aiutato a ritrovarlo. Con uno dei due fai stessa e con l'altro di là. Aiutato a ritrovare, poi è scappata. No, poi semplicemente non era. Cioè, era una bellissima, bravissima ragazza, però. Non sono io il primo. Grazie, Lanzilotto. Non sono anche io, ma è Maggi. No, sono io, mi sa. Oddio, ma c'è qui. No, via. Ciao, Ale. Via la polizia. Ma busco Mario più o meno. Mario Carto. Insomma, Maggi, bravo, No, ma io diciamo che quelle un po' veraci, non... Il pisello più bello del mondo! Non do al meglio di me. Non ci stavo qua psicopatica. Con cui ci siamo andati al Cube pure. Quale? Psicopatica? No. Alessia si chiamava forse? Ma io la conoscevo? Sì, te ci stai, te c'avevi un rapporto, diciamo, platonico.
un rapporto magico. Piccoletta, sì. Castagna. No, non mi ricordo se era una. Alessia. No, e come te incazzi le scarpe? Non è lei. Oh, non è che non può essere. Ma che cazzo è? Così è elasticità mentale. Scrivimela, magari me la ricordo. No, non mi ricordo manco, cioè, se si chiamasse. Ma io come l'ho conosciuto? Era quella che tu l'hai portata a te ce frequentavi, oh. Che mi chiamava Abercrombie. Ah, ho capito. Ho capito chi cazzo era, però non mi ricordo manco come si chiamava. Sì, no, non mi ricordo manco. C'è qualcosa che non va. Sì, l'audio che salta. Che cazzo è questo? Sta laggando un po'. Era piccol, cioè era piccoletta fisicamente. Pochi house, molto castana. Pochi. Castana. Nomi non ho detto nulla. Bassetta castano. Castano, capello mosso. No ragazzi, no, c'è qualcosa che salta, sì, perché sì. Sta lagga così tanto? Non lo so. No, ma il gioco lagga, sì, lagga. No, non faccio i nomi, ma intanto non ho capito. Va bene, mentre io e Dodo parliamo di queste cose. Che cazzo? Nomi è? E cognomi. Io me la ricordo sta cosa, non mi ricordo chi, però... Ok, vi no, so. No. Vabbè, tu hai detto che l'altro nome, hai detto non ne conosco nessuno, quindi non mi fido molto del tuo. No, forse Martina ti chiamava. Ecco, Martina secondo me è più probabile di Alessio. Dove ci siamo visti? Ma cos'è battaglia? Cos'è sta roba? Forse botte. Ah, portavi sempre quando andavamo nella ballata, fa sega in giro. Scegli tu le regole. Ah, possiamo fare una cosa tipo a 8. Boh, vediamo. Cos'è, ragazzi? Non lo so, ho messo. Scegli tu le regole. C'è il mio personaggio? Qual è il tuo personaggio? Busco, piano piano, dai. Bello il brucomela, però. Posso scegliere la vettura, sì, vero? Come faccio? Io prendo Livio. Qual è quello che questo è quello guarda che non c'hai, mi sa le cose della macchina poi, eh. Oddio. Ma lo devi fare adesso, Livio. Dai, Livio, ti prego. No, fallo un'altra volta, dai. Sì, Zema, che è lui. Allora, come era? Più. Ma c'è tutto sbloccato? No. Schiacciate i due sopra e questo. Che andava avanti? Uno, due, tre. No, per levare la roba automatica. Non ho capito. Oh, non per cazzo, schiaccia questo e questo. Il mio è disattivo e fatto? Metto a sinistra. Sì. L'ho fatto. Fai più? Allora. Come cazzo, che cazzo meno, è più? Meno, cioè meno. Questo? Fallo, l'ho fatto. No, e tra il questo quello in mezzo invece come si toglie? Ma mo come cazzo faccio a trovare quella giusta? Che cazzarola ti ricordava? Vabbè dai, non è che siamo esperti. Vai no, dove ti porta il cuore. Ma che vai dove ti porta ma tu il che cuore? Hai preso il funghetto? Luigi, sì, chi hai preso il funghetto? Il funghetto. Perché il funghetto c'è cioè qualcosa che non c'è? No, perché visto. È il mio personaggio. Il funghetto? Sì. Perché? Perché ho sempre preso questo. E che perché? Cazzo? Perché ha sempre giocato con non piccoli. È possibile che qualcuno scelga il funghetto. No. Cioè c'è qualcosa sotto. Cioè non è possibile che il tuo funghetto. Personaggio preferito sia il funghetto. Ma perché nel vecchio Mario Kart i più forti erano quelli con peso più forti. Sì, che erano che più forti. Dici? Quelli piccoli erano più forti. Oh. E quindi si giocava con quelli piccolini. Bravo Giovi. Funghetto. Rod per sfigati. Todd per sfigati. Allora 150. Vai, poi fai. Vai. Sfida individuale. No, perché sennò è a squadre. Ah, ok, individuale. Se no facciamo a squadre, no? Oggetti vanno no, bene, no, C no, più, no. Normale. Ma squadre. Ma chi ti sicura? Niente squadre. Divertente. Divertente. Se aumentare, può fare squadre, il numero se di può corse, fare il numero di corse. No, niente tutti squadre. I veicoli. Scusa, fate un no, percorsi, ma per le bet. No, aspetta, fai a caso i percorsi. Gira. Cambia. Giù. Oh. Gira. Vai, gira. No, casuale, ok. E poi fai...
Facciamo sei corse. Corse, vai. Ma pure ho... Vai. Vabbè, vabbè, sei corso. Dai, a squadre o non a squadre? Facciamo scegliere la chat. No, niente squadre. Dai, sei, niente. Sei, facciamo la prima, poi... No, hanno già fatto le bet. La prima la facciamo singola, poi magari dopo facciamo squadre. Dai, tu hai compagni squadre, io non c'ho amici in questa vita. Dopo, lo sappiamo, dai, Alessio, lo sappiamo. Gli oggetti li lasciamo tutti. Sì, sì. Ok. Se vuole, sarebbe bello levare le banane e... Ma che? Le banane sono la cosa più bella di tutti. Le banane sono la cosa più bella di tutti. Quello magari. Ma me è tutto so brutto. Ci sono troppi schermi. Scegli quello che ti piace di più. Ma io c'ho una macchina, non c'ho una moto. Vabbè, ok, sei scemo, scusa. Bella sta mappa, mi piace. Ma io non capisco niente, perché mi è troppo piccolo? Dove va la gente? Oh. Picis. No, ma è una truffa sta macchina. Grazie chiunque tu sia che ha donato. Basta! Picis. Ma c'avevo lo scudo, com'è possibile? Quella roba! Oh. Peaches. Molto buono per il secondo posto questo. Oh, questo coso verde. Chi è primo? Non io. Ah, è il terzo. Oh, ho sbagliato, non è possibile. Mamma. Cagare. Ma chi è il primo? Allora, ma che cazzo di lamenti? E quindi? Quindi siete delle pippe di merda. Se sei primo, normale. Ho vinto comunque. Sempre a frignao. Che palle, un guscio verde. Superato all'ultimo da Maggi. Ma che merda. No, fa schifo sta macchina comunque. Ma una non macchina, sapevo quanto era distante. Cioè non la guardo la mappa io. Quindi non so quanto range ha il gusto rosso. Il guscio rosso. Il guscio ha il gusto rosso. I nomi Livio. Sai che forse guardo là. Ah, i nomi Livio. Allora, Dodo, dove sei tu? Dove sono io? È in alto, sei in alto a destra. Aspetta, faccio io. Porca vacca. Scusa, metto pausa. Fermo. Sto mettendo pausa. Tacci vostri. Sì, io in alto a destra. Allora. Tu in alto a sinistra. Fra in basso a sinistra. Maggi, sei in basso a destra? Sì. Ok. Scusate un attimo i problemi tecnici. Ecco qua, così. No, vabbè, lui è Arianna. Lui c'è anche Arianna. Carino quel nome, Arianna. È bello che c'è scritto Arianna e la fonte si chiama Claudio. Perché è rimasto ed è Dodo. Oddio, ho spostato qualcosa che non dovevo spostare, secondo me. Però vabbè. Va bene. 3,
2, 1, vai. Curu curu turu 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 turu. Ma sono un coglione. Pop 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 pop. Pop, 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 pop. Grazie per la sub. Ciao, addio. Stronzo, vaffanculo. Curu curu chi. Aia, col guscio verde. Ma chi è sto cecchino? Mamma mia, sta macchina è... non lo so, è peggio di quella di Livio. Perché c'è poi con la mia macchina? Ah, ah, ciao perdente. Hai un guscio blu? No, no. No, 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 no. Un coglione. No, non è vero. No, oh, mi ha preso il cazzo di bomba. Che cazzo? Ah, la mia bomba, vuoi dire? Ma poi l'esplosione finale. Ho detto che coglionata che ho fatto. Invece no, sono un genio. No, ma è inguidabile sto coso che c'ho. Tu hai voluto prendere Todd il Magnifico. Ma che c'entra Todd? Mica è Todd, mica guido Todd. Sta bene. Ce posso credere. Non ce posso credere. A un passo dalla vittoria. No, chi cazzo era? Una posizione a caso. Cioè, hai capito? Ho lanciato Morton. Morton maledetto di merda. Sempre lui. Ho lanciato avanti. Cioè, ho lasciato la bomba avanti. L'ho ripresa io. Ma si possono lanciare. Bella bomba. Porco tena. Io pensavo che funzionasse il coso quello che t'annulla. Ero primo. Mi sono lanciato la bomba da solo. La prossima volta non la lancio. Cioè l'hai lanciata in avanti? Io mi sono inviato da solo. Io pure l'ho lanciata in avanti, ho beccato loro. È per quello che dico che non ha senso lanciare bombe davanti. Se c'è la macchia lentissima però, dai, la superi la bomba. Ma Morton è fortissimo. Perché l'hai premuto troppo presto. E l'hai premuto troppo presto. Non sapevo che esistesse questa persona. Che cazzo fa sto coso? Oh, ma Morton, portacci de Morton. A me stanno prendendo qualsiasi cosa. Invece è tutto vero. Aia, oh, ma è sempre sto guscio verde, ma sono dei cecchini. Possibile che non arriva. Qualcuno ha applaudito. Vabbè, i gusci verdi, ma che è? Ma che oh! Ma che oh!
Questa è curva, va presa molto lentamente. Esatto. Oh, ma nonna. Peaches, peaches, peaches. Aia. No! No! Ma c'è un muro, cazzo, volevo passare. Ma in è mezzo. Sempre Morton! No, dai, ma che è sta merdata? No, è ingiocabile, ingiocabile. Godo, Morton, vaffanculo! No. No, no, guscio. Morton, lo so che sei tu. Non so come ho schivato una banana che mi hanno piazzato davanti. Dai, sono saltato fuori con quella cazzo da... Oh, Morton, qua. Mortacci tua, Morton. Sì, ma sta macchina è inguidabile. Mamma mia! Maledetto player. Player. Player sembra... Oddio, quella era... Player One. Me la sono meritata, sono sempre stato quasi primo. Comunque, sempre la cosa di quella staccionata maledetta, perché io gioco al gioco vostro, taglia le curve, no, però no, i creatori del gioco mettono le staccionate, tacci vostri. Sì, quella, sì, solo in quella pista. Tacci vostri, io lo volevo fare quello che mi dite voi, vaffanculo. Guardalo morto. Beh, guarda, Francesco c'ha il bug comunque, cioè c'ha il personaggio più sbroccato della storia. Cioè, parte subito su... Ma cosa, avrei messo un milione di velocità e due di cagate. No, ma infatti non mi lamento. No, no, Todd, attento a quella bomba, C'hai uno, paura, c'hai uno. Stiamo attenti, non saltiamo a conclusione. Oh, bello questo. Chi è? Ah, sei tu! No! Dal guscio blu, no! No, maledetto Dodo! Senti, devo solo riprenderci un attimo la mano. E cambiare sta macchina il prima possibile. E mo non vedo un cazzo. Ah, ci hai provato! No, non vedo nulla io però. E basta con sti gusci! Era per me. Era per me. È vero. Cazzo è la moneta? Dammi una cosa per schivare il guscio, no? Ma non si vede sotto qui. Pensavi di morire prima. Ciao! Mamma mia, come va player, ragazzi! The King of the Mountain! Non t'ho preso, eh! Vabbè, ah. Avete rotto il cazzo però. Invece credici perché è tutto vero. Ovviamente c'è. Dodo. Guarda che roba, oh. Guarda che roba, sono finito così, tutta la partita. È finito.
Non ma è non vero, non è vero, sono stato io primo tutta la partita. quando non li perdi mai gli oggetti, anche quando vai di sotto. Ma è una cavolata, io prima l'ho buttata apposta a caso. Invece li tieni. Mi è dispiaciuto ammazzare il Toddino perché speravo ti rubasse una posizione, però. Bravo, ma Luigi non molla mai. Un bel campionato. Vabbè, tanto che culo, ho preso il guscio blu all'ultimo giro. Assolutamente culo. Il guscio blu non è sfiga, cioè, te lo aspetti. Ma sì, anch'io prima. Vabbè, sono stato ucciso da un guscio che stava ancora in giacenza. Che cosa? Lo so io. Poi sta cosa che devi tirare su il mouse per sta cagata. Puoi anche non farlo, eh. Ecco, credo, però poi non prendi la cosa. No, 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 è co R2. R2 è questo qua dietro, è right, sì. Con la sinistra o con la destra? Con la destra. Ma c'è con la destra? Ah, sì, ok. No, no, no. No, 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 ok, vai. Scusa. Dai, quella che gli girano intorno i gusci verdi. Ma guardalo, godo! Godo, te, fiammiferaio pazzo! No! Sono schiantato, eh. Questa non è la mappa per me. Beh, mo so settimo, mi darà qualcosa. Ma qua dove vado io? Carissimo, io che cazzo ne so. Oh, ma che ma è possibile? Non lo so. Che sei prima? No. No, mazza che merda. Guarda che mezzo. Questo cazzo di mano del joystick è troppo piccolo per le mie mani. Per me è troppo piccolo. La corrente mi stava stando a fuori di qui. Oddio, c'ho un razzone. Mi proprio alla lumina da lui. A parte siamo tutti a piccolare. Che cazzo che sfida. Male male. No, io devo cambiare assolutamente sto coso. Che c'è sto stronzo col personaggio buggato. Luigi number one. Poi la prima per i polli. Ma se no, non attaccare, non ce la faccio con i movimenti, non c'è. È stato solo spiegato qua. Si possono attaccare i joystick alla Switch. Sì. Perché? Era l'ultima? Sì. Davvero? No, è troppo presto. Guardalo il buggatone, guardalo. Vabbè, intanto vaffanculo. Grazie. Ma che è questo muro? Ma che cazzo è uscito? Vabbè, qua è l'ultimo scuola di vista. Thank you.
Io c'avevo un bel po' di monete, cioè. Spiazze. Ma Todd mi ha schiacciato, com'è possibile? Ma com'è possibile? Qua c'è, oddio, dov'è quel prossimo di prima dopo il muro? Liscio. Cao. Questa perché non pensavo di passarci attraverso, invece no. Questa ce la potevamo portare a casa. Peccato, vabbè. E avrei vinto. Sono stato un quarto d'ora davanti a un fiore. Vabbè. E a me pure mi ha mangiato all'ultima curva quel coso. No, a me mi ha impallato. Cioè, io sono andato addosso al fiore, pensavo di passarci attraverso, invece mi si è incagliato così e quindi... Grazie. 650 monete raccolte, eh. 650 monete raccolte. Big money, signore. No, con retromarcia perdo il doppio del tempo. Qual è R2? R2 è quello a destra. Questo è R2. Quello con cui fai le derapate, mi sa. Vai, rifalla così. Personaggio buggato. Dobbiamo migliorare la macchina. Va, Luigi. Deve essere una moto. Che? Oh, ah, ma vedi, no, non ce l'hai macchina. Tutte sbloccate. No. Poi sembrava una moto. Questa sembra una moto. Però potevo guardare dell'altro, effettivamente. Un pollo. La terza la possiamo fare squadre. Figa nuova macchina. Prendi 270.000 punti canali, vanno a Peppe e altri 10 eroici che hanno creduto in Valuigi. Vai, Todd sullo scooterone. Ma sì, assolutamente sì. Non sono convinto con le ruote, non so che cazzaro la cambia l'una dall'altra. Ho capito. Ah, puntiamo tutto sull'accelerazione, bravo. Ho come l'impressione che tu, Waluigi, ci abbia le statistiche pompate. Troppo superiore al mio. Ma che vuol dire? C'hai fuoripista più alto del mio, maneggevolezza più alto del mio, peso ce l'ho più io. E la velocità. Tu c'hai accelerazione molto di più te, velocità. Livio, ma ti rendi conto che non è il non personaggio, è bilanciato. Ma è la macchina. Ma è uguale, non è bilanciato. Comunque sia, maneggevolezza è uguale. La velocità ce l'hai più te. L'accelerazione ce l'ho più io. Il maneggevolezza c'è un anticchio più te. Vabbè, uguale. Allora, fuori vuoi, pista c'è molto più te. Accelerazione c'è molto più te. Tu c'hai più velocità e più peso. Me puzza. Sì, Livio è il più forte anche online, ma lo sapevo. Avrà visto top 10 personaggi OP Mario Kart. Ma Luigi è più forte. Io credo a Melt. Ma, bravo, ma, Melt. Ma non credo ci siano neanche differenze tra personaggi. Sì, penso che il peso cambi. Sicuramente ma il peso è a fasce.
No, vabbè, però così io, cioè, capito. Così cosa? Questa non l'abbiamo mai fatta. Già mi trovo un po' meglio rispetto a prima, Oh, che culo. Ma non si può impennare sto gioco, vero? Chiede la chat. A impennare addirittura se vuoi far coatto. No, no, perché... Mazza, dura pochissimo il turno. Ciao Todd. Non so, cascato, pezzo di merda. Quello mi ha pensato questo. Sì, vabbè, ma che è? Guarda che mi hai fatto fare. Guarda che, insomma, mi ha piccato il gioco. Oh, qua si gira. Vabbè, ma non si, comunque non si capiscono le... Cioè, quelle vecchie si capivano ora. Ma poi il secondo giro è diverso dal primo, sì, no? Quello che adesso vado. No, vabbè, non ci riesce mica adesso. Ah, confermo. Ma sto saltando come un cretino. Ma che cazzo è questo che c'ha una pianta in testa? Uno con una pianta in testa. Vabbè, qualcos'altro me lo prende? Vai. Mezz'ora che sto fermo sul posto. No, vabbè, non è incredibile, ero primo. Ragazzi, ma calma. Ma sono terzo, mi supera il pallottolo. Devo dire che ho preso il pallottolo da ottavo. Pesante sta moto. Ho superato tutti e l'ho attivato. Ma com'è possibile? Terzo viene superato dal pallottolo. La prossima volta arriva prima. No, è per vi dirà male sta moto. Sono stato primo. Immagini, era partito bene la moto. No, è la moto. Sei un po' in la crisi. La moto. Si alza. Ma poi basta che mi fanno dei giri almeno uguali l'uno dall'altro. Madonna mia. Ma ho capito, ma ho fatto la partenza giusta, però sono ultimo. È rimasto fermo, se no. Capito, che devo fare? No, io faccio la partenza giusta, poi... Niente, sti alberi proprio. Guarda, bastardo! Luigi di merda! Guarda, ci hai provato a lasciarmi la banana là davanti! Pensa chi sei! No, l'olio! Mannaggia! All'olio sono andato un offo di pizza. Dammi due cose buone. Ok, queste vanno bene. E uno. Chi è lo stronzo che mi dirà il guscio rosso? Forse io. Il culo lo sapete. No, quelli che ho lanciato io sono andati a buon fine. Pure se prendi la banana da buon fine, no? No! Non ci credo! Madonna, malissimo! Ballo! Dai, un altro guscio grosso del cazzo! Ho fatto andare pure fuori pista, Larry di merda! Oh zio, cosa c'ho? Oh Dio! Cos'è sta roba? Ma cosa c'ho? Sono terzo,
pallotto, stella. No, zio! Ma che avevo? Avevo l'infinito! Vabbè, vedi alla chat, una pista normale con le curve, guardate la differenza tra me e gli altri. No, ma che stai a dire? Ma ero secondo. La differenza secondo tra me e tutto il resto del mondo. ma la moto non va bene, non c'ha, gira male, devo ripiare la motoretta. Ma poi ero decimo. Ho preso ma non derapa la moto, è difficilissima. Va bene nei contrasti, ma vira sei male. Sei tu, la stella ce l'avevi te, quando ero terzo, ma hai superato te con sono la stella. Sono stato primo tutta la gara. No, era un tizio, Baby Mario. Sono stato primo tutta la gara. Solo Larry un attimino ci ha provato a mettere testa avanti, ma proprio quel discorso te l'avevo tirato io, non so Livio che sembra. Vabbè, non secondo. No, io perché ho lanciato i gusci in quel momento, non sapevo se eri te o no. Hanno 380 gradi qua dentro, sbaglio? Sì. L'agonismo. Capito? La senti molto questa partita, Toto? No, non ci credo che non t'ha preso! Tutto fissato, una bomba, mi sa. Godo! Sì, vabbè, ma così vado fuori pista per tirare su ogni volta sto joystick. Niente, te l'ho spiegato. Ma non me lo fa! Ma non è possibile. Aia. Ah, questa la un po' la conosco di vista, attendo. Era pure a fuori vecchio. Metina. Pallottolo. Guardalo Mr. Cresta lì davanti. Larry è una merda, Vabbè, ma che è? Uno scoppio! C'è proprio la stella? Stella infinita? Sì. Bellissimo l'infinita. Gojo Sensei. Lo Baby Mario bastardo, lo sapevo che mi beccava, sono dei cecchini. Sì, i luci verdi. Sì. Sono agonia, non so dei cecchini. Un gnomo, vabbè. Sta gara proprio stata non male del più. Ma Livio in volo fa veramente schifo. Livio? Vabbè, questo mi ha tirato di sotto perché mi ha dato la botta. Scusa. Bravo Livio. Lascia la buccia alla fine. Bastardo fino alla fine. Sto. No, sto bravo. No, sta gara è proprio una merda. Raga, però, cioè. Quindi diventa lunga. Non mi piace la. Devo aumentare la maneggevolezza. Vediamo. Maneggevolezza. Però. Però stavi lì, Stavi lì. Là, Scusa Dodo, ho osato puntare su di te. Ma hai visto così tanta zella. Lo so, che te devo fare? Sì. Due gare sono tante, però.
Che è sto coso? Ah, Doom, ma che è? Portacci, fortissimo. Ho rovinato quel Doom. Il boomerang più forte del mondo. Ma perché all'inizio stanno tutti attaccati? Addio Dodo. Speravo fosse un oggetto difensivo invece era una moneta. Addio Paper Mario. Paper Mario. Vabbè, Mini Mario. Ma io mentre faccio la derapata non mi potete venire addosso. Vabbè. No. Vola, 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 vola l'ape Maya. Ci stanno i cecchini del computer che... Oh, la bomba? La bomba da primo? Tasci tua? Vabbè dai, rimbalzo su un guscio verde. Chi è che ha puntato tutto di me? Chi è quell'infame? Tu e la tua ludopatia. Il rimbalzo del... Vabbè, ma che è? Tu te lo becchi, stronzo. Vabbè, non posso dire cose perché c'è Livio. Posso essere blasfemo. Cazzo, mi frega del polipo. Ma io sono terzo, come posso superare uno con tre funghi? Da sopra! Da sopra lo supera in volo! Incredibile! Incredibile! Il sorpasso volante! Vabbè. Però... meno 11 è tanto, eh. Pensa meno 13. E tanto cioè, mo stanno a beccare tutti me, quindi fiore da spammare, va bene. Livio sei sì, sì, devi... lo so, ragazzi. Guarda che è inculata perché tu ti metti a spammarlo e poi sbagli. Grazie no, De Maio. La pista del male. No, la pista arcobaleno. Questa no. È la pista del male. Ah, ma altre due corse. Come altre due? Ah, lì, ma tu non sei contato comunque. Ho capito che ci andavamo a scuola allora, insieme in matematica, allora, non la facciamo, però allora prima, niente. E allora è ancora tutto possibile. E se finisce di sotto. E questa è una pizza infamale. No, no. Quello era pure il mio. Ma lo sai che c'è? Io c'ho la stella, ma su sta pista c'ho paura a usarla. Non è stato un buon turno questo. No, non razzola la stella su sta pista, vai giù tipo per forza. Basta. Tocca fare i seri qui, eh. Ecco. No, devo stare calmo. Calmo, Livio, calmo. C'è tutto il tempo del mondo. Tutto il tempo. Mortacci vostri. Oh. Ma un pallottolo da terzo mi ha superato? Eh?
No! Oddio! Oddio! No! Niente, sto pezzo, ragazzi, non è per noi. Sta mappa non fa proprio per me. Sono un coglione. No, sta mappa è stata sempre una piega. Dai, mi cambiano i sensi quando sto percorrendo. Che cazzo? Non so cosa sia successo, però niente, non, Livio, non devi cadere qui. Livio, non devi cadere qui! Cazzo. Speravi in un sorpasso. Madonna, molto che disastro, lento. Che disastro. Ma io sono arrivato a un centimetro dal primo. Non lo so, ragazzi, è successo qualcosa di incredibile. Da decimo c'avevo due oggetti, mi hanno tirato. Ho perso un po' di vantaggio. L'ultima gara, quella decisiva. No, si ma può fare. Questa pista si dovrebbe bannare. Non è nelle mie mani. Questa è la più difficile. Ma io ero arrivato primo, ma per un cazzo di centimetro. Oh, dai, questa sembra tranquilla, ragazzi. No, non so partire. Non sei partito. Io non ci sto a capire il cazzo. No, manco io. Che cazzo? È finito. E qui che faccio? Ho due oggetti, non lo dici a me. Ragazzi, è una cosa che colpisce tutti, è inutile lamentarsi. Ma se uno ha due oggetti, colpisce tutti, ma è un'impulata. Oh, capito. Cala, sono morto. E dai, no, ho superato il primo adesso. Ero io il primo. Curva stretta. Oddio, qua non ci sono mai salito. Non c'era mai passato da di qua. Mi dispiace, Livio. Mi prendo il secondo posto. Peccato. Accidenti, mi è battuto. Come farò adesso?
Beh, essendo la mia seconda volta che gioco al giochino. Vabbè. C'è solo una costante, però. Sì. Maggi, mi piaceva il numero 7. Ma ha detto che ha sbagliato modo, però. La motoretta ha sbagliato. Andiamo a fare squadre? No. No. Ma quali squadre? Non usare. Ma non c'ho amici in questa vita. Ma è la chat che l'aveva chiesto. 700 monete. Ah, ma meglio così, è più figo così. Ma c'è più competizione a squadre, Ale? No, io non voglio. La mia squadra è me stesso. Non vuoi far decidere alla chat? Vabbè, dai. A squadre o non a squadre? Questa è la sua stagione, mi raccomando. Guardi, battaglia. Non so che cos'è battaglia. No, sì. No, battaglia è orribile. Te devi tirare roba addosso. Sì, sì, è orribile. Esatto, contro tutto e tutti. Contro ogni avversità. Niente squadre, per me le squadre non esistono, sono la squadra di me stesso. Vabbè. Quindi niente squadre. Niente squadre. Niente squadre. Una nuova macchina. Solo macchine. Grazie Luke. Oh Luke. E che fa Luke? Luke. 18 18 18 18 18 18 18. Vabbè dai, questo non c'è andato bene, vai. Guarda, potrei anche... vabbè, dai, la prossima mi nerfo, dai, prendo un altro personaggio. No, io grazie, nerfo, ti prendo. Ne vinta una su due, non è che... cioè. Sono meglio le macchine, ma in realtà sono sempre state meglio le moto. Sono lasciato come era... Perché c'ha il personaggio buggato. Stavo dietro di te. Ho visto un'esplosione accanto a me. Ah, ma qui ci stanno delle... cioè di... ah, ecco prima che mi è successo. Dicevo, ma non è successo, cioè, non c'era nulla. Guardalo Maggi, ha trovato la sua... oh, stabilità. Lo sapevo, mi stavo tenendo a distanza, mortacci tua, oh. Ma non me... dai, il guscio verde! Il guscio verde! Buone di merda, oh! Il guscio verde! No! No! Non so che è successo, ma no!
suolo. Tira un po'. E vabbè, aria. Via di muro. Ma che è sto cazzo vuoi? Oh. Sto coso fa schifo. Lo so, lo sapevo, l'ho usato apposta. Il coso intorno non mi è arrivato il guscio rosso. Cazzo dici? No, ah, ok. Non so di cosa sto parlando. Davanti a te. Io avevo il boomerang, però avevo doppio oggetto. Ho tirato il boomerang. La motoretta è meglio. L'ho fatto per ritirarlo di nuovo. La motoretta ma è meglio. No, lo perdi il boomerang. E poi ritorna come oggetto di riserva se ce ne hai due. E quindi io ho cliccato, ho tirato l'altro oggetto invece del boomerang. E quando ho ritirato il boomerang, eravate già arrivati. E vabbè. Eh no, inculata. Ma a me mi fate ridere perché sono cose che succedono a tutti. Però pensate no, succedono solo mai a voi. No, no, è che non lo sapevo. Allora ragazzi, ci dobbiamo riprendere qui, Questa sembra una mappa che si può fare. Ecco, già se iniziamo così Livio non va bene. Ma che cazzo? No, troppi bivi, ma che è? Non ci ho capito niente, sono andato addosso al muro. Ma è che ho avuto scelta? No. Oh. Ma perché? Dovevo... C'avevo la banana, non me l'ho tirata. No, la banana. C'avevo l'unico frutto dell'amore. Quella che ti piace a te, Livio, quella che ti piace a te. La banana è buona. Non so. Però te la dovresti mangiare per dire che è buona. No, no, questo non... Sto uovo di merda, che è? Dai, vabbè, ma che è stinculata? Guarda a me, via quel guscio verde, lo so, lo vedo. Boomerang di merda. Sì, mi è passato a vicino a tutti. Sto uovo di merda è un palo in culo comunque, No, è un uovo. Monezina, monezina. Monezina, monezina. Sera mezzo monezina. Monezina, monezina. E niente. Monezina, monezina. Non ci credo. Male male ragazzi, male male. Oh magia, una curva dalla fine. Dai, lo superi, dai! No, no, e no, il 7 gli piace poco. Maggi 7 proprio. Beh, Ronaldo, no. CR7. Non è 18 funghetti, io un funghetto, ma sono tenuto in giro per fare il taglio poi a. La staccionata. Un pezzo verde. Hai preso una staccionata. Hai preso una staccionata. Maledizione. Queste staccionate male che si muovono. Che sculo dodo? Ma sì, che sculo. A parte che sculo dodo perché?
colpevole. No, culo che sculo dodo perché ho tagliato tutta la mappa alla fine con i tre funghi. Ho capito, ma tutta... Vaffanculo, Livio, vaffanculo, vaffanculo! Non puoi essere più pesante di me, ma io non ho capito, cioè guarda che macchinone. Guarda, sono andato fuori pista solo per mandarti fuori pista a te. Un messaggio. Esatto. Ma questa è quella dell'altra volta. Sì. Ma se è quello dell'altra volta. Oh, questo sarà dolce. Che bello, sarà dolce. Subito dopo, pure questa cosa, Livio. Non t'ho preso. No. Cazzo, c'era quella bomba, era dolcissima. Oddio, stavo andando fuori. Questa curva comunque è fatta di merda. Ti mando fuori pista, Livio, non te faccio andare avanti, non me ne frega niente. Che collo. La bomba di merda. Oh! 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 Slurposo. Chi è primo? Purtroppo io. Addio! All'otto. No, sono andato di sotto. Vabbè, guarda. Una banana volete vedere mi piace meno. Vabbè. Questa non l'ho capita. Questo è qualcosa di molto strano. Un disastro. Bene, bene. No, bene. Non ci credo. Mi hanno colpito tutti. Ero terzo, mi ha preso il coso, il guscio del primo perché eravate arrivati. Questo è un vantaggio importante. Vabbè, ma c'ha il personaggio buggato e te la combatti con Dodo, dai. Number one. Sì. Sì, mi hanno colpito sette guscia, che devo fare? Non lo so. Questa la vedo brutta. No, secondo me questa è figa. Cioè, sembra che non vai fuori pista, è già qualcosa. Tardi fuori pista, devo dire che è fantastico. A chi? Comunque sia, sì, va fuori pista. Ok, sì. Dai, perché ho preso la scia, sono andato fuori. Va molto fuori pista. No, io intendevo per me. Che io non vado fuori pista. Cosa è successo? Ah, c'era una banana lì. Mi hai preso a me con un guscio che mi è girato intorno. No, quello che è. Ah, là. No, per tutti ci sono due addosso, c'è un problema girante.
scusa. Bene, WhatsApp. Il mio nome è Richard Philip Harry John Benson. Niente, se finissero tutti al secondo turno sarei sempre primo. Vabbè, ne ho quarto, cioè. E ricominciamo. Cioè, questo era proprio imparabile. Chi? Non lo so, un tizio mi è passato, mi ha dato il boost col fungo. Sto scheletrupa di merda. Stai dietro, stai. Che merda. Guarda, tartosso bastardo. Meno male che era, ragazzi, bella sta vista. 15 punti di vantaggio? Sono tanti. Ma hanno massacrato, poi mi danno solo oggetti di merda. Beh, non si può vincere sempre, ragazzi. Bisogna lasciare anche alle nuove leve i personaggi bagati. Questa è un altro. Questo è il tuo incubo, Dodo. Qua c'è l'acqua che ti entra nelle palline. Ma le viste normali di una volta che premiano la guida? No. Immagina, viene addosso, che stava a dirti. Non ti dà velocità quel coso? Palle, ma qua sono tutti. Mamma mia, che pistaccia. Già me la vedo. Ma in mezzo sono finito. Ok. Che no, niente. No, vabbè, finito. Finita, siamo al secondo no, giro. No, è finita che non vedo più nulla. E basta, non vedrai mai più. Senza luci. Dai, che palle con questi lusci rossi di merda. Ma poi tutti a me, ma che c'avete, oh? Un altro. Ma niente, mi fregano tutto. Sei un pezzo di merda, lasciami in pace. No! Godo! Lasciami in pace, stronzo. Me lo merito. La maledizione. Mazza. Madonna! Vabbè, ma come ho fatto? Che trucchi stai usando? Ma come ho fatto? Ma che è successo? Niente, se finissero tutti al secondo turno sarei molto forte. Però c'è il terzo turno che è un disastro. Strata assurda qua. Ma che è successo al primo? Come ho fatto ad arrivare al primo io? Il tartosso si è suicidato. Mi sa. Ho visto Livio, meglio usi i trucchi. Lo so che devo fare. Sì, ma io queste mappe tutte nuove. Tutte vabbè, ho capito, mappe. Questa sì, no, dico tutte quelle che abbiamo fatto finora. Cosa comunque sei diverse, non so quali. Ma non è che noi siamo grandi esperti, cioè noi.
E guarda che tanto, eh. Poi ci stanno sti salti del cazzo. Oh, oh, oh. Cazzo fa quel cadignaccio? Sono un cretino, sì, sono io. No, sono andato fuori, vabbè. Questo mi va giù. Ah, ma questo non è una cosa che prendi, te colpisce, mortacci. Se trovi il guscetto per terra. Certo. E io pensavo che te lo desse. Ma no. Che ne so io? Uno ci prova. Pallottolo? Immagini che mi sfonda, non si dà per fare il mio? Vabbè, io ero stato dietro di te. Ultima curva! Uguale a te. Ultima curva. Sono tanti, sono tantissimi. È finito? No, all'ultima mi sa. Mazza, 20 punti, no, no, no. 78 come punti. Come è possibile? Era arrivato prima pure stava sbagliando l'ultima curva. Okay. Sto un coglione. Oh, però Maggi sta lì, eh. Maggi sta all'attaccare. 5 punti, eh. Vabbè, dai. Secondo. Ce lo prendiamo. Mario Party Time? Vai. Ma giochiamo a Mario Kart. No. Vogliamo fare Mario Party, abbiamo fatto tutti i giochi. No. Vabbè, no, la come cosa, no, l'altra cioè volta siamo ma stati no, in tre ore. Manca quello della frutta. Ma no. Quello, sì. Della, sì. Quello della frutta è a squadre. No, no. Perché non l'abbiamo fatto? Perché era troppo tardi. Quello della mappa. Ah, devi okay fare la mappa anche perché si sbloccano i sì, il labirinto nuovi della frutta, vabbè, in quel senso. Il labirinto della frutta. Grazie, palla di cane. Vabbè, volete fare Mario Party? Ma sì, ma più che altro che così sblocchiamo i minigiochi. Madonna, c'ho la mano. No, ma sti questi cosi sono Star? Un abominio. È Mario Party Superstar? Penso sì. Super Mario Party. Due vittorie oggi. Super eh Mario Party. Due vittorie oggi, eh. La sfida doveva essere Maggi contro Dodo, invece un vincitore a sorpresa che non ha più una mano. Ma io mi porto a parte mi porto il joystick la prossima volta. Che cazzo cambia con questo? Ale, ma che non vedi, Perché quello perché la Switch è uguale, no? Che c'è un joystick diverso. Sono rimosso senza uscire. Gli ho chiesto se si possono usare i joystick al posto della Play. Ma che della Play? Quelli del Game Boy? No, non si possono. Del Nintendo. Non credo. Ma questo coso è non c'entro. Non c'entro. Guarda. Sì, capisco. Ma perché in realtà mi sa che non lo so. Boh. Ma
Vedi, questo c'ha, questo c'ha. Ma come fai? Sì, c'hai le mani, cioè, non lo so. Cioè, questa persona è alta 1,40 m con queste mani. Ma come vabbè, oh. Cioè, no, io facciamo gli Gauss. Vabbè, no, però oggi facciamo stava così, dai. Ok. No. Ma com'è? Vai del fantasmino. Non c'è tot. E non posso giocare. Pia, ne so, pia paratruba. No, Toto non gioca. E non, ma voi sono tutti brutti. Oh, cosa? Upa. Tipo timido. Tipo timido è carino. Upa è come... Ma te è Upa, ma che vuoi? C'ha cuscetta. No, paratruba. Mazza, ti ricordi pure a tennis? Non so, quello... A tennis con la Switch. Costellina. No, da Switch. La Switch, quelle c'è. Sì, ma ogni volta non mi può far fare sta cagata, eh. Cioè, io c'ho anche in età. Olè. Bet. Dove devo andare? A destra? Centrale. Ma è come quello vecchio che vince solo chi c'ha più culo? Sì. Sì, ci sono due giochi. La frutta. No, più che altro è che dobbiamo farli perché così sblocchi i giochi con cui puoi giocare con gli altri giochi. Sì. Vai. Arcipelago mega frutta. Ma poi secondo me si sbloccano anche altri labirinti. Mo sono curioso del mio dado. Secondo me i nostri due sono due dadi di merda. Betta su cosa? Su chi vince, Giovi? Su cosa? Su chi ce l'ha più lungo. Sti cazzi de fame del mondo com'è. È bellissimo. Vorrei vivere lì per sempre. Salute. Sì. No, gli devi no. Gli devi dire de no. Voglio sentire tutte le dolciosità sì. Che ci sono in questo mondo. Dite l'attassista per due pacchetti regalo. Cosa conterranno? L'isola Ananas ospita un negozio speciale. Si possono comprare oggetti molto particolari. E che dire di quel gigantesco cono gelato? Sono i tubi da usare per muoversi sull'isola, va bene. Va bene. C'è anche quel ponte che collega le isole, sembra un po' pericolante, ma dovrebbe reggere. Ragazzi. Questo vuol dire una certa crolla male. Sicuro. O c'è l'imprevisto del tema. No. Dai. Vai. Niente, oh, dove va? Oh, ma vince sempre Maggi. Cioè, ma Maggi c'ha un culo coi dadi. Me lo porto a Warhammer. Me lo porto a Warhammer. Faccio i buchi per terra. O tira solo 5 o 6. È particolare, vabbè. Chiudo che è un po' tardi. Oh, tipo timido. Oh, devi svegliarti. Che cazzo ne so. Grazie, troppo gentile. Ce l'hai Mario Tennis? No, quello delle Olimpiadi va a sbloccare. C'ho solo questo. Mo vogliamo mettere nella wishlist quello delle Olimpiadi e... Livio, togli non mi a schermo. Sì. Mario Tennis è bello. Vai, fai il tuo 6. Usa il dado che fa 10, immagino. Ma come funziona? Ma incredibile! Ma sei veramente. Sei veramente un. Ma, lo schifo! Come funziona? Ve lo comprate online o sono i dischetti? No. Invece cioè, sta arrivando alla stella! Non c'è moneta, troppo. Che troppo dadi c'ho? Fai 5, 5, 7, 7, meno 2, meno 2. Uno ci prova, ragazzi. Matto. Ma meno sì. Due, vai. No, lui c'ha la stella 1. Ma non c'ho le monete, c'ho che le sei monete. Scemo. Vabbè. Ecco, Ana. Sto vincendo. Che dato c'hai? Fammi vedere che dato c'hai. Già destra. No. No, solo per vedere. No. Non è che lo devi far vedere, no. E allora vai. Ma buono. Se ti serve per arrivare alla stella è buono.
Mamma mia, magari fai zero. Rimunerarmi il gioco, questo d'accordo, non è facile. Vedi? Inutile. Alright. Il tuo lavoro normale fa cagare? Sì. Vabbè. Seguo il maestro. Vabbè. No, è un nuovo. Ah, no, sì. Stessa cosa. C'è la stella. Oddio, quanto è importante. Minigioco eliminane due. Siamo insieme. No. Occhi al cuore. Dico, dobbiamo arrivare i primi e i secondi. Sì. Vediamo. Che devi fare? Ah, devi premere l'analogico. L'analogico su o giù? Quando vedi, no, vedi. Su, giù, destra, sinistra. Ok. Solo l'analogico e i tastini? Io ho premuto l'analogico. Ok. Devi premere questi due, dopo. Quali? Questi due. Dai, l'ho fatto. Oh, che bello l'amore! Che bello l'amore! No! Stupido! No! L'ho premuto su! Oh, è troppo veloce! No, ho sbagliato pure io. Che abbiamo sbagliato. Ma è complicatissimo! No! No, vabbè, è una follia. Va Luigi! Cambiano i colori e ti confondono i colori. Quanto costa? 20 la stella, no? 10. Mi sa 10. Ma come 10? Ma che è? È una cacata. Parti con 5. Ma come qua? Non hai soldi? Non hai soldi! Vince Francesco. No, forse no. Come cazzo fai a arrivare là? E poi mi scusi i sordi! Gli altri tre, mangi. Tasse! Voi che culo, ho doppiato il secondo al gioco. Fai uno. Come uno? Perché se fai uno vai qui e vai dove... No, devi fare uno... No, non puoi farlo. Ah, non puoi farlo. Non puoi farlo. È impossibile. No, non posso farlo. La prossima stella, dai. Vabbè, sto a 12, mi sta di proprio levami quelle due monete, vai. Ma il dado lo... Lo perdi poi? No, il tuo dado lo puoi usare sempre. Ah. Negozio, Ponte Sabbia. Io andrei al negozio. Puoi vedere la cosa, la mappa. Io andrei al negozio. Ma c'ho pochi soldi. Come faccio a vedere tanto la mappa? Tanto la stella è persa. No, vado a Ponte Sabbia. Evento speciale. Ah, se entriamo qua, dove ho finito? Vabbè, stai da qualche parte. Non è chiaro dove. Vabbè, in realtà è buono. Ammazza. Ah, un dado che fa solo 6? È forte. Minchia. Ma guardate, è incredibile. Ho meritato, ho vinto il gioco. Mamma, è schifo. Ti sei meritato? Sei capitato qua? Ma che fai? Che cosa ti lamenti? Hai preso la stella! Hai preso la stella e si lamenta questo, capito? Dammela. Ora io sono andato al Ponte Sabbia. Me la mandi al Ponte Sabbia la stella, grazie. Vai, vieni al Ponte Sabbia. Ti aspettiamo. No. Sono andato al Ponte Sabbia.
No, io me ne sono nato al Ponte Sabbia, però non sto più al Ponte Sabbia, effettivamente. Stava a una casella da te, se non te ne fosse. Livio non sei più al Ponte Sabbia, si l'ha capito. Più al Ponte Sabbia. Siamo pure in squadra insieme, moglie e Maggi. Ah no, tutti contro tutti, che tutti rossi. Meglio così. Ti piace, sì, tanto, ma... mi piace, ti piace fare le carezze. Devi accarezzarlo senza svegliarlo. Dai, raga, ma che cazzo è? Dai, fai le carezze. Appunto, vai, fai le carezze. Verso destra, okay, vabbè, dai. Comunque questa è una cosa troppo brutta. Lì voglio vedere se... A me non mi pare che... Vabbè, vai. Vabbè, no, dai, poi ricomincia. Vai, dai, vai, vai, vai. Oh, calmi, È importante accarezzare il proprio dolci bruco. Bravo, ma pensavo che stava occhi chiusi. Mamma mia, che belle carezze. Un padre provetto. Vabbè, ma basta che premi, non c'è. A me il primo colpo che ho fatto, ma a me si stava svegliando. Lo vedi? Ha aperto un occhietto, però, Vai, Maggi, quanto sei bravo ad accarezzare il bruco. Sì. Accarezzavo troppo. Ho fatto incazzare il bruco mela. Ma a fine vuol dire che vinci. Ma che è uno scambio? No, lui l'ha fatto due volte. Come ma che bomba. In che senso? No, stacce. Vabbè, stacce. Ma perché dovrebbe essere eliminazione. Delicato, gamma. Non sono stato delicato. Non l'ha sentito proprio. No, non ho parole. Vabbè. Vai. Calciopoli. Vai, fai sto 6 e divertiamoci, va. No, perché lui fa il numero che gli serve. Non fa. Io non infatti no, lì ti ho previsto, ma chi te sei in culo? Prima ti ha messo avanti a te. Qua io. Cazzo. Vabbè, no, a chi? Ah, mi sa che se prendi il punto esclamativo sei un cazzo. Un po' stufi, dai. Io farei uno, Livio. Tipo lui. Questo è tosto. È un bucio di culo. Ma cosa, che bucio di culo? C'è una stella. Ma la stella ma cosa ti sei guadagnato? Ti è andato in gioco. Ha vinto il gioco. Sono pure l'ultima. Tira i dati. Ma qua è una vergogna. Ma perché gioco? Perché stai a 6 spazi dalla stella? No, no, tra 10 spazi. No, perché ti guarda. Se no, c'ha senso invece. Ah, non è un'aggiunta. No, allora sono un coglione. Come faccio Sai a vedere la mappa? Avere come un si aiutante. Vede la mappa? Come si vede la mappa? Tabellone. Com'è tabellone? L'abba è lì. Ma dov'è la minchiottina? Si sta vede? A 3-4 spazi da quello. E mo ne pian 6, dai. Ok, se questo era il piano, funzionava. Sei un copione. Gnì.
Dai, visto che fa? Ha preso il pazzo partner. Culo rotto. Che? Okay, uno che tira i dati. Un amico. Ah, che culo mai... rotto. No, volevo Luigi. Ma cosa? Ha dato Mario perfetto. Che sarà OP. Luigi era perfetto. Luigi e Luigi insieme. Che è un dato normale. Un dato normale. Beh, minchia, c'hai cioè, tu i due dati. No, dici. No, che cazzo dici? Cosa no? Il partner. Vedi, questo è il dato di Mario. Non è, cioè, ah, ti ha dato solo un. No, non ti dà. No, ti dà un cos... così. E poi lui tira per conto suo un dato e può fare un due. Vabbè. È forte, oh. Se palle, era bello tutti dentro Maggi. Vai. Che vuol dire? Muoviti. Cerca, che vuol dire? Come cerco? Ah, ok. Non cerco che. Vibra. Ah. È tutto a culo pure questo. Muovi, vibra quando vibra, premi. Vabbè. Va bene, va bene. Va bene. Sta cercando di vibrare. No, devi vibrare. E lo so. Secondo te che sa fa? Ok. Non vibrava. No, vibra. E che cazzo ne sei, lo so, sapete se vibrava. Non vibra più. Via. Ah, ma io, oddio, pensavo di essere te, Dodo. Penso a te, sono stupido. Non c'è niente, ragazzi. Niente, non c'è niente. Solo Francesco trova, è incredibile stavolta. 58.000 monete. Oh, io ho girato metà mappa, non ho trovato niente. Ma cazzo devo fare? 32 monete, signori. Che bucio di culo. No, un cercatore, ragazzi, d'oro, come disse, il tizio al al coso lì, al cornettaro. Anche io voglio fare ricercatore d'oro. Ricercatore d'oro. Ma probabilmente alla fine gli dà pure una stella. Fa chi ha avuto più culo e gli ha dato più la stella. Potessi fare pure uno. Esatto. Evento speciale, sei morto. Mi raccomando, rimani lì, Il mega calamacco è infuriato oggi. Oh, ma ha sfondato qualcosa. Sì. Non si può più passare là. Sei tornato alla base. Come coglioni. Non ho perso niente, però. Ah, ok. Penso di perdere monete. No, non lo voglio. Neanche mi dice quanto. Infatti pensavo peggio. Tutto di domanda a spazio. Vabbè. A letto non ci va. No, quello era un evento, chissà cosa sarà. Che è tornato. Ruba monete. Bello il tornado. Quanti spazi c'ho? 4. C'hai l'oggetto. Usa l'oggetto. Come oggetto. No, il mio dado fa solo 4, faccio 4. Fa 0 pure, Vai. Vai, usa il tuo dado. Qua facciamo 0, Usa il tuo dado. Pensa se fai 0. Mamma mia, guarda. Usa il tuo dado. Credo nel cuore delle carte. No, credo nella nella statistica. Credo nella statistica. Mamma mia, sarebbe stato bellissimo. Avrei goduto come non mai. Come non mai. Ah, io direi di andare sull'isola Ananas, dove sono io. Me lo potresti mettere davanti? Sì, vabbè, che è, Va bene, giochino, dai. Ah, no, già sono lui. Vieni all'isola Ananas. Vieni all'isola Ananas. Dico che sono all'inizio. No. Glielo ridà Dodo. Ma che è sto scambio? Non lo so. Potrebbe essere così. Potrebbe non essere così. Ma questa è incredibile. Mai successa sta cosa. Ah, pure spazio quarto. Come se non bastasse. Oh, il trichechino. La talpa, no, il trichego. Sembra una cosa. Una talpa. Sembra una talpa.
Ed è una talpa. Un ornitorinco. Beh, bacio, bei così. Un bacio a me, bacio a me. Veramente ingiocabile. No, tira solo 0-1, mi sa. Godo! Vabbè, godo! Gli ha torto una moneta, cioè. Vai a scegliere il rosso. E che si è ripreso, tra l'altro. Si è andato a più 2. Però chissà cosa ci stava nell'altro. Vabbè, però non c'è, nel senso, non hai perso più di tanto. Attenzione. Io con Livio. Famiglia Leoni. No, no, io con Maggi no. Io stupido, Marco 2. No, con Maggi no. Che devi fare? Aspetta. Ah, devi mettere qui sopra. Vabbè, è culo. Non sto capendo come l'hai. Ah, sì. Lo devi ripremere, Maggi. Ah, sì, sì. Ah, devi vedere come... come vibra. E io vado tutto a destra, non tu. Io vado dove cazzo mi pare. Usa una strategia, Maggi. Devi sculà. Tanto loro ci avranno... Francesco ci avrà vicino tutte. Sembra un... Maggi, chi l'ha messo il primo? Io. Ma perché? Perché? Non hai sentito che... Io. Perché io ho messo gli altri. Io ho messo quello grosso. No, l'ho messo io quello grosso. Non, non sai quanto ha vibrato. L'ho messo. Non hai idea di quanto ha vibrato. Tu hai messo una nocciolina. No, 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 io ho messo quello, cioè, il secondo dall'alto. Vabbè, tanto cioè, c'è il VOD. Chi ha messo quello in alto a destra si scoprirà dal VOD. No, no, quello in alto a destra sicuro ha messo lui. Cazzo, 3 da 5 ce l'avete tutti voi, io. Sì, sì, io sono salito e l'ho messo là, me lo ricordo. Godo! Bastardo! Succede, eh? Lui di finora quando ha tirato quella ha sempre fatto un 9. Niente, quest'isola è veramente... ci ho provato. Quest'isola è di una tristezza veramente infinita. Imprevisto. Dai, dai, entra cosa. Quanto ti piace andare dentro a sti tubi? Oh, sei ritornato indietro? Stai dove sta la stella? Sì. No. Come faccio a mettere il dado mio in dado normale? Gira ancora? Questo è il dado normale. Quanto sta? Dove li vedete i passi che mancano? Quattro passi. Come il tuo come dado? Prima. Ok. Mamma mia, ti prego! Livio. No! Tu pensi che io sia stupido? Sì. Dai, ma io sono appena arrivato. Adesso se ne va la stella. Non è detto, visto che gli è andata due volte davanti. Ma tre volte mi pare. No, quelli fanno solo uno? No, no, ma sì, il loro dato è, mi pare, 0-1-2, una cosa del genere. Che vale questo? Puoi comprare roba. Se ma chi te si fila? Ma come? Quelli sono fortissimi. Spendi i soldi, spendi i soldi. Però per 5. E qui fa questo? Allora, questo qua ti porta davanti a una stella. Però così ci vorrei più sorti. Scegli tu. No, è andato. Questo è quello che vende i cosi. No, ha dato un do. Andai io là perché è quello che vende. C'è il bestone che ti non vende la punta di prezzo. No, non ha niente di prezzo. Ragazzi, non ha voluto prendere il tubo, che volete fare? È il gioco. Ah, a seconda stella? A seconda stella a destra. Minchia. Ma dopo non prende il tubo perché tanto la stella gli appare comunque davanti e c'ha bisogno delle monete per comprarlo.
Te lo sei meritata. Grazie. Non è vero, sei una merda. Io ho un altro piano. Dove vanno? No, se va nella, nell'anguria mi uccido. Vedi? Non no, mi vabbè, serve. Stava prima. Dov'è questo posto? Non so se ci posso arrivare. Sei comunque il più vicino. Ma continua a metterlo dopo. Cioè, fa dei 5 spazi in 5 spazi. Lo puoi prendere? No, ma la puoi riprendere. No, ma non c'è soldi. C'è soldi. Vedi, vabbè, vedi a non comprare. Quanti spazi sono? Tu li leggo? Non lo so, però non fai so. La con la mappa, vai da Belloni, sì. Fai da Belloni, scusa. Allora, questi contano? No, conta da punto. No, da là fai due spazi. Se non avessi comprato. Vabbè. Ma che scamme? Vabbè, rifai il giro. Grazie. Quanto costa, scusa? 10. Dai, cazzo di. Ma ci arriva Livio. Perché gioca prima di me. A meno che Livio non fa. Ma io non faccio, non è detto che faccio il tiro alto. Ah, se non avessi comprato, lo vedi a comprare. Mannaggia a te che mi dici compra. Devi comprare il tubo. Maledizione. Imprevisto. No, lo salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però secondo me questo non è male, sai. Sì, più che altro è che ci sta la frutta. Rifargi un'altra volta uguale. Ah, però c'è il palco. Però quell'imprevisto secondo me è spicy. Ci sta la frutta. Ah, devi accendere tutte e due, è vero, dicevo. Ah, ci no. Devi fare il doppio giro. No, è doppio giro. Ma cosa la riaccendi? Unite. Carica dei placu. Che cos'è? Gioca a football americano. Devi schivare i gol, tizi. Ah, solo muove? Comunque il colore del fantasma non mi piace, mi leva l'attenzione. Che è bianco. Sì, è appunto perché è bianco e si confonde troppo, mi dà fastidio. Non c'è una vita sola? Sei caduto? No. Via! Che cosa fai tu? No, dove stai fermo? Madonna, sono pazzo. Ho detto che era il gioco mio, ma c'è di no. Dai, parlo bravo, esatto, cacio. Sono rimasto incastrato. Perfetto, 8 monete. Preciso. Hai un avversario, vai. Ma tocca prima lì. Ci arriva. No, ho sbagliato. Mamma mia, 10. meno 3. È 8. No. Capito, pure se sbaglia il gioco comunque lo prendi. Calculated. Non mi taglia dai monete. Che culo. Vabbè. Che culo. E adesso prendo la stella. Oddio. No, vabbè. Ma ragazzi, ma è una cosa. È vergognoso. Tutto calcolato, cioè, questa proprio è meritata, proprio. Tutto questo è vergognoso. Da ufficio stampa. Da che ha sbagliato il dado, sì. Al posto, allora, a caso, tutto. Che schiaccia le cose più a 9 spazi, ah no, aspetta. Ok. Oggetti. Giustizia divina, sono d'accordo. Certo. Allora. Sì, è scalato multigame. Allora, io vorrei 5, devo fare 9.
Ti prego, fisico, non mi tradire. Ho bisogno di un triplo Kaioken. Devo fare almeno 5. Ma tu stai pensando veramente al dado da tirare? Ok, ok. No, è tutto perfetto. No, ma tu ora sei... compro il coso. Ok. Non abbiamo cerio poi. Ok, ora poi pago anche il coso, arrivo dalla stella e siamo di nuovo in partita. Sto a 0 soldi, starò un soldo, ma andrà bene. Okay, stai a 10 soldi, 11. No, starò... No, perché mo devo pagare 10 qua. Paghi 10, vai a 11. Casca, o forse casca, no. Casca, no. Casca, no. Moretto, madonna. Madonna, raga. Cazzo, quanto compra lì. Ma magari mo ci gli appare uno spazio, così non la può comprare. Ok. Sento puzza di merda lì, io. Ti sei cagato sotto prima a quel ponte. Sì, mi sono cagato sotto malissimo. Però so comunque ultimo. Vabbè, però c'è il tubo, dai. Sì, sì, ok. Dice, la sta mettendo tutta. Sì. No. Dai, ma è ritornato di nuovo lì. Vabbè, ma questo. Però tiro prima io. Ma è uno scam, sto. Sono quattro volte che sta a tre spazi davanti. Cioè, ma non è possibile, non si gioca più. Cioè, guarda che roba, sta lì. Ma c'ho 9 monete. Vabbè, ma non, cioè, non dovevo comprare. C'è scritto quanti spazi fa. Forse c'è un minigioco. Se c'è il minigioco e prendo qualche monetina. C'è sempre il minigioco. Cacchio, 12 spazi effettivamente. Ma ci può arrivare qualcosa? No, 5, 11. È più, eh no, più la talpa. Ci può di arrivare? Ma non posso tornare indietro? No. Infatti questo è un po' una stronzata. Sì, che non puoi tornare indietro. Vabbè, però tanto non lo facevi mai, dai, era troppo. Non mi ricordavo già di essere la talpa. Vedi quel tubo lì? Potresti prenderlo. Vai a zero. Ma sì, sì, ma che ci frega. Hai fatto. Tanto se al massimo non arriverò mai a... Oddio. Che? Così. Vai, accendi le candeline. Che scamma. Da st'isola è proprio... Non c'è niente di pericoloso, però... Ah no, c'era qualcosa di pericoloso. Non c'è niente di pericoloso, shit. Vabbè, dai, sono uscito dall'isola, però. No, non ci rimando tanto. No, sì, è soltanto questo. Vabbè, dai. Dipende a chi età, però. No, le perde e basta. No, le dà qualcuno, mi sa. No. Ma sto a tutti contro di me. Un disastro sta cosa. Che ci abbiamo maggi. Dico soltanto che se fate perdere Livio non può prendere la stella. Fate mamma perdere. Mia, che schifo. Evitare martellata. Ok, io maggi, tutte muovi. Ma non è detto. No, ma maggi, infatti speriamo che non sia tu che ti devi muovere. Perché se c'è di invece. Maggi, allora questa è proprio la posizione in cui non devi stare. Non sto premendo, migliore. Okay. Mi pare veramente stupido sei. Mamma mia, maggi. Sì, maggi che da. Oddio. Via. Lì mi provo un po' di devi. Ah, basta. Beh, sei bello scarso, eh. Questa era pace evita. È un po' più tranquilla. Bravo. Ma non c'è, non pensavo fosse a più turni. Anche io non pensavo. Ragazzi, cosa fa? Scusate, il pippurrà. Ho sbagliato. Fai il pippurrà. Non hai fatto il pippurrà e perderai. Ah! Ah, 8.
monete squisite. Ma tanto c'è. Cioè, dici, dici. Dai, dai, dici, dici. Tanto? Che la cosa di livello delle monete, cioè, farlo perdere. Perché? Perché adesso te ne accorgi. Quanti punti devo fare? Sei spazio. E prendo la stella. Eh sì. Sì. E ti dirà questo. E perché farà proprio 10? 8. Ma è scontato. Volevi la stella, Elio? No, hanno sopra. Certo che di andare giù, qual è? Sta là. No, devi andare sul ponte. Ciao, vuoi contare qualche oggetto? Mi avvantaggio o vi svantaggio? Punto su me stesso o la faccio pagare a qualcuno? Sempre contare su se stessi. Ma strano, invece no, tu sei uno che deve far pagare gli altri. Levati fantasma. L'ha picchiata questa. Oh, Taco, a pezzo di fango, un giorno vieni a giocare a merda. Vabbè, manco... Stai calmo, cioè. Un poverino. Sto cazzo, Taco, chi vuoi che gioca? Bravo. Però per sto gioco effettivamente mettiamoci qua, se è meglio. Stavamo abbastanza bene. No, pure 30 monete. Buono, buono. 30 denari. No, male. Ma adesso me li inculo. Adesso tra tre spazi ci si rimette, t'ho detto qua. La moba dall'anguria. No, proprio no. Ma mo mi vengono tutti a inculo a tutto, ma c'è no, adesso no. Partono i tubi. Beh, Livio c'ha il tubo. È lì il primo tubo è di Livio. Mo mi devi spiegare perché non c'aveva senso. No, perché tanto lui c'aveva il rubamonete. Quindi rubava le monete se comunque. Non può usare il tubo se fa rubare. Vabbè, però intanto c'ha le monete per piallo. No, no. Perché se non usa vabbè, il tubo non lo prende. No, e doveva fare. Cioè, dovevo fare meno io. Il tubolare. Usi il tubo, Livio. Cioè, sono talmente tanto istante, mi dice. Bravo Dago. Settimana prossima vieni te. Va bene Dago. Bravo Dago. Pesci in cazzo Dago. Però sei bravo Dago. No, non è vero Dago. Ma Mario Kart ci sei giocata? Se giochi a cui, anche se non sai giocare impari. Ma mo tra un po' compriamo pure Mario Olimpiadi e poi Mario Ondo Semenamo. Mario Ondo Semenamo. Non è Mario quello. Sì, sì, pure Smash. Vabbè, sì, a Smash sta pure Mario. Sta pure Mario, non è Mario. Vabbè, ci qui vabbè, tutti qui, i personaggi della Nintendo. Pure i Pokémon ci stanno. CT è arrivato meglio, ma allora. Bravo, Taco. No, sta pure qualche. Oh, venerdì sera, Taco, non più appunti. Taco, non più appunti, non più appunti. Appunti, non prenda appunti, non scrive. Oh, te vedo, che sta scrive. Non scrive, manco al PC devi appunti, Taco. Ma come venerdì sera? E quando cazzo vuoi fa, scusa? Adesso, quando è adesso? Guarda che scambio qua. Mamma mia. E tu, quando però... lo vuoi fa, Taco? No. Sì, sì, è mio. Me non voglio entrare in buco. E magari le dice bene. Non mi dice bene. È uguale. Dai, ti prendi a stella, tipo stella. Ah, con i soldi del cazzo vi la svegli a stella, tu. Tu mi ha sveglia. No, ce li ha, c'ha 11. Ce li ha i soldi. Ah, scusa, no, lui è questo. Sto pensando, giusto. Famo lunedì pomeriggio. Sì. Fanno le pare a te. Sì. Vieni lunedì pomeriggio. Tu vieni. E vai pure domenica sera se non c'è niente da fare. Mi dispiace, però. Vabbè, tanto c'è una scammata annunciata. Se questa... fai tre, non. Se fai uno, due, non lo prendo. Questo è perché. Stai dicendo, sta a uno di. No, sì, no, infatti. Questo è perché Maggi ha deciso di vincere un minigioco per regalarvi due stelle a voi. Cioè, Maggi doveva boicottarsi proprio male in questo momento. Fatto bene, Maggi. Sì. Ma anche perché io ho il tubo. È il prossimo, è il mio. Il perdere sì, per far perdere quello? Gli altri, però disonorevole. Cioè, Mollu c'ha tre stelle. E vabbè, e poi gli si può sempre rubare. Vediamo. Io pure se vinco, io pure col tubo vado a 3. Sì, ma se adesso avessi preso io quella stella stavamo a 2, quindi tu se andavi a 3 stavi prima da solo. Vieni da me,
Abbracciami e fammi sentire che sono piccole paure. Sì. E c'è già stata qua lei. Ma ci sto io? No. No. No, lì è dove è uscito. Indietro. No, dove è uscito lì? Ah no, io sto nell'ananas. No, non mi ricordo. Coglione, no, che vale, culo. No, ce l'ho il tubo. Ah, non c'ho il tubo, è vero, non c'ho il tubo. Insani. Bello avere sempre amichetto, eh. Non sei ultimo, anche a guarda, mo la ultimo. Guarda, mo' la stella con gli anguri. Sì, sì, te lo dice comunque dove arrivi, eh? No, te lo dice lì. Ah no, non è attiva. Mo' il tubo. Nostra, Tago, di chi è? L'hanno rubata un bambino nel palazzo. Sì. C'hanno, ah ragazzi, ci hanno ristaccato la targhetta del nome dal citofono. Sì, è vero. Cioè, qualcuno ce l'ha con la targhetta è in metallo, eh. Aspetta. Vuol dire che qualcuno è andato là col cacciavite a per la foto. Sì, sì, sì. Questo che è. Ah, bello. Ok, ok, carino, carino, vai. Ci menamo, ci devi muovere e ti devi menare. Ok, dove vai? Guarda, quello lui però è più grosso, non vale. Di Anna in palestra. Ok, ok. Perché i tre a lui? Scusa, ero più avanti io. Ma io vengo meglio, sono più fotogenico. Dodo? Ciao! Sì, no, scusate, c'è un attimo. Cioè, Maggi, anche se sta fermo, viene sempre preso perché è talmente grosso. Cioè, ci sta sempre. Ma io se. Prova a tirarmi in cazzo. Guardi come sono bello da davanti. Dodo! Oh, stavo risolvendo un problema. Dai, ma che problema, dai. Non e non fanno tornare a casa, cara. No, 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 era un problema. Che devo fare? Non so che devo fare. Che oh, giusto così. Che devo fare? Guarda che carino che sono. Beh, ma è tutto a culo. No, non è a culo. Ah sì! Io sono sempre carinissimo! Che voi vi focalizzate sul picchiare? Non si picchia la gente, io non vi picchio. Vabbè, però questo è proprio scam proprio pazzesco. Vabbè ragazzi, sono palesemente il più fotografico. Ma perché Livio non picchia e fa picchia gli altri, lui sta fermo. Ma è la pace è la soluzione. E tu non picchi Livio però. E io picchio chi mi sta davanti, scusa, allora, che cazzo vuoi? Io mi duole farvelo dare, sono un fantasma. Non l'hai mai preso, ogni volta arrivavi davi un cazzotto, lasciavi Livio in mezzo e tutti quanti schiacciati. Ho capito, ma io picchio quello che c'ho davanti, no? No, picchia quello che sta davanti alla fotocamera. Ok, non ci arrivo, che devo fare? Non ci arrivo. La situazione al momento è molto male. Però vedere Francesco Ultimo è sempre bello. Però c'ha botto di monete sto stronzo. Faccio cazzi. Oddio, che fa questo? Ma ci puoi dare un regalo perché? Ma cosa? Ma che vuol dire? Grazie. Vabbè, a Maggi hanno regalato una serie. Incredibile. Incredibile. Lo danno sempre all'ultimo, cioè è così. Cercano di riequilibrare le cose. Oh.
Che culo rotto, madonna. Comunque è troppo importante iniziare prima. Lui diceva c'aveva il tubo per questo, capito? Di là, di là. Mamma mia, magari crolli! Oddio! Magari crolli! Oddio! Sì! Sì! Giustizia! però è tutto inutile. Che oggetti c'ho? Vabbè, una ciucciatina. Io c'ho monete, mi ho rubato. Io c'ho comunque monete per PA, vai, vai, prego. Quanti turni mancano? 3. Quanti ne leva? No. 8. Vabbè. Non lo so, è possibile. No, si ricrea al punto, mi sa. Dici? No, no. Con i cosi, con i dubbi. Vabbè, essere grosso c'ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ragazzi. Troppa palestra, le. User è il tuo dato, quello 0 qua. Vabbè, ma questo è aggiuntivo, eh. Madonna mia. L'hai fatto 8? Ah no, non l'hai usato. Aia! Extra sfortunato! C'è di una stella adesso. Ma è, secondo me è molto peggio di c'è di una stella. Ale. Non credo no, ci sia niente di peggio di c'è di una stella. Perdi una stella adesso. Ma perdi un oggetto. Vabbè, perdi un oggetto onesto. Ma non ce l'hai tu. Ah, ok. Fungo? Vabbè. Vabbè, dai, non t'è andata male, dai. Ho comunque perso un oggetto. Oh. Ci arrivo? No. Oh. Dimmi. La prossima volta un po' fa manco uno. Se no vai dal calamaro. Ottima scelta. Penso che adesso fa per demonio. Ma certo. Ecco l'inizio. Ciao Bon. Minigioco. Io contro tutti. Tieni staccioglio. Rodeo. Che è sempre il solito. Ah no, non è vero. Ah, ci devi prendere. Vabbè. Non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Ah, stupido, stupido, stupido. È scemo. Sarà il primo che prenderà. Buonasera. Mamma mia. Scemo. Non eri il primo che dovevo prendere? Scemo. Sono qui, sono qui. Sono qui, non mi prendi. Aia. Con le mani.
No, dovevi continuare. Easy. Ma è fortissimo, velocissimo, cioè. Vabbè, se l'è meritato, dai. Ma di solito quando è così, quello a uno è più avvantaggiato, quello delle racchette con Claudio che c'ha il racchettone gigante. No, vabbè, dai, è fortissimo, cioè hai visto quanto va veloce. Stella di merda. No, è punto di domanda. Ma non ci sono più arrivati. Eh no, cioè, infatti bisogna... noi siamo tagliati fuori, immagini. Hai fatto un disastro con quel ponte di merda. Tutti i sensi, cioè non so come ci si arrivi là. Anche perché è l'unico posto in cui si possono comprare i tubi è quello. Ho detto col tubo rosso e blu forse ci arrivano. Cioè, non so se manco se mi conviene usare il turbo. Vabbè, lo uso perché sta qui. Sta già qua. Ho fatto 11 minuti. Sì, utile. Guarda, giro tondo. Può prendere un altro punto. Sì, sì. Non lo voglio, grazie. Molto gentile, però. Forse ne può prendere un altro. Cioè, sono tornato dove sto. Sì. Bello, fatto il giretto. Che cazzo vuoi? Ah, davvero? Ma io non volevo... saperlo prima. Sì, ma è impossibile, come fai? Mi fai andare avanti? No! Sbagliato io perché rimando il lapo devo scula il coso rosso. Per fare il muscolo e prende il tubo. No, sempre blu. Infatti. Non ce l'ho. Era come un tubo questo. Non te l'ho preso io, Ah, democratico. Come te sbagli. Ci ho provato lì. Vabbè, no, sei stato monete, giusto, sei stato giusto. Vabbè, 5. No, sì, sì. Vince la cosa dei passi. Ma non è detto che capita. L'altra volta ha scelto cose allucinanti. Certo, però, teoria. Comunque fa proprio schifo questo tabellone. È difficile. Perché è perché il tab è il ponte è Let him cook. Non ci arriverei mai, regà, ho due turni per fare due tubi e comunque poi dovrei prendere la stella. Posto quel culo incredibile di fare tubo in tubo che è tipo impossibile. Io quelle sono. Sono il mio è buggato. Vabbè. Capita. Il mio non è buggato il mio. Capita. Devi andarci di polso. Ci sto andando, sono lentissimo. Capita, Livio, capita. Fagli una pippetta, fagli un'altra pippetta, dai. No, guarda, è buggato. Capita, Livio, capita. Non va! Non va!
Dai, però. Possiamo andare avanti? Forse è così? Sì, devi metterlo così, eh. Ah, ok. Ok. Era al contrario. Via! C'è qualcosa che non mi guarda. A lei è al contrario. No, era così nella foto. Il primo vittoria Manuigi. Sono contrariato. Last round, non ci voglio a nessuno. È possibile. Io lo userei. Io lo userei. No, provo a andare sul coso. Ma che è? Prenda su che? Sul tubo che mi porta un'altra parte e poi magari. Non c'è un altro turno. È l'ultimo turno. Capito, ma il tubo ti porta da un'altra parte. Poi devi prendere un altro tubo per andare. No, 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 non fai altri passi dopo il tubo. Il tubo ci vai dentro se finisci. Se finisci sul tubo. Usa sto cazzo di cosa. Così. Sì, la spregio. E siamo sul 15. Te lo meriti. Te lo meriti tantissimo. Tantissimo te lo meriti. Vedi, se no il tubo, Ale. Era quello che volevi. Era un geniale. Un colpo da maestro. Strategia incredibile questa. Fare esattamente ciò che vuoi fare. Benissimo, serve Livio, dobbiamo fare l'emote di Stratto. No. Sì. Non verrà mai fatto. Ma perché fai le moto su tutte le cose che ti piacciono? È un meme tuo. No, infatti sì, sei proprio una merda, sei io. Bravo. Cioè, ma ribellatevi, ragazzi. Ribellati al potere. È proprio un monopolio sulle cose. Cioè, appena si inventa una stronzata, ci fa subito le moto. Ribellati al potente. E allora falla te. Cosa? Morco. La faccio io. Morco 2 faccio una merda colossale, guarda. E tanto il canale è pure il tuo, a me non frega un cazzo, però lo faccio, guarda, lo faccio. Lo faccio, ti odio abbastanza. Però non la usa nessuno. Sì, sì. No, non è vero, invece te la useranno per farti ricordare faccio. Quanto fai schifo. No. Sì, sì. Lo viva faccio. La rivoluzione. Ma che rivoluzione? Non mi sfidare, Livio, lo faccio. Che cosa? Le botte. Oddio. Spazio buona sorte, attenzione. No. No, ma non c'è una stella da nessuna parte. Cioè, dove c'è stelle. Mi fai le botte? Così. Lo sa, bello, mi piace. Il gioco lo sa. Il gioco lo sa chi è la merda. Così, a caso. Cioè. Tutte le cose leva 10-10 pure da me. Vabbè. Credo dobbiamo buttare giù. Sì, soltanto che tu c'hai i minchiottini piccoli e lui c'ha il minchiottone gigante. Ma conviene quindi andare da sopra. Sì. Eh sì, perché sotto non li butta giù. A posto, va bene. E beh, c'ha il cannone gigante. Lui. Ragazzi. Però dobbiamo equalizzarci, dobbiamo puntare tutti sullo stesso punto. Davvero devi equalizzare? Sì. Incredibile. Ma sei sicuro? No. Guarda che non ce la fai. Sì, sì, dobbiamo puntare tutti sullo stesso punto. Tutti in mezzo. Via! Nello stesso punto. E vieni di qua, Livio. In alto, in alto, in alto, in alto. Vabbè, ma è ingiocabile. Sì, è ingiocabile. Però era bello. Forse non volevo sparare. Volevo... Paradossalmente, essere in svantaggio è un vantaggio.
Perché deve nei essere in svantaggio? Perché in due giochi così, se sei teoricamente in svantaggio, dici ok, mo perde. Per te è in svantaggio. Eh no, vai, per me aspetta, no, no, cioè vediamo, per tu che sei in svantaggio uno con tre è un vantaggio. Come Melia vincerà. Mani al cielo. Mani al cielo. Due stelle danno. Allora, sì, può tutto. Non dico niente, tutto. Niente, ho dei calcoli. Lui ha giocato per vincere, cioè se no, vincerà. Cosa so le, se vincerà. I giochi mi sa che non uno è il coso. Se vincerà sarà solo per la sua bravura. Il problema è che li prende a caso. Quelli verdi, bonus partner. Ti rendi conto? Io non c'ho un partner e io nemmeno. Consegnato a no, incredibile. Vabbè. Melia. Vabbè, perché? Ma perché? No, perché ho avuto il partner per più turni. Secondo bonus è bonus imprevisti. No, bonus imprevisti. Vediamo. Oh. Non lo so, io sono capitato un po' di volte. Bonus imprevisti. E viene consegnato a tutti quanti tranne Livio. No, ho vinto io. No, io. Tranne Dodo. Ho vinto io, mi sa. Andiamo tutti a 3 stelle, ma io ho più soldi di voi. Mi sa che ho vinto io. Ho la pelle d'oca dall'emozione. Pure io. Vabbè, raga, è ingiocabile. Vai, Doddino. Vai, Doddino. Urlalo, Doddino. Ma Luigi, ancora una volta. Il discusso campione di questo gioco. Lui mamma mia, ragazzi. Sempre che non ha culo, ma è il più sculato di tutti. È la seconda volta che un dominio dal turno 1 al turno 10. Le cose sue. Strat, signori. Grande Valuigi. Non sapevo fosse ci. Non sapevo fosse ci fossero i cosi, come si chiamano? Doppi. Grafico, no, andiamo ai dettagli, così vediamo quanto è stato scam. No, è scam uguale. Ecco, bravo. No, gira. No, quello era bello quel grafico, ti faceva vedere. No, allora. Sì, no, vero, mi piace. Vai, guarda il grafico. Sì. È molto semplice. No, il grafico guarda, parla il chiaro. Grafico delle stelle bonus. Vai avanti. Allora, questa la vincevo io. Questa c'è Maggi, già ci ha vinto una stella qua la cosa. E poi questa la vinceva Bu. Questa la vincevamo insieme. Questa la vincevo Maggi. Questa la vincevo io. Questa la vinciamo loro due, questa la vinciamo noi tre come quell'altra. Vabbè, comunque, dato che questa è la vincevo io. Vabbè, questo perché hai sculato sempre, cioè... Prendi 5 funghi, non hai sculato. E questa l'abbiamo vinta tutte e tre insieme. E questa perdevi. Questa la vincevo io. Ah no, l'ho vinta io. No, non hai capito, quelle che vinciamo questa entrambi... Questa la vincevo io. Lui. Sì, ma tutti quelli che andavano... Cioè, capito, più della metà se io avessi... Ma che vuol dire più della metà vincevo io? Ma quelli che vinciamo in comune non vincevi tu. Se vinciamo in comune io e te, perdevi. No, certo. Quindi non è più della metà. Cioè, perché vero, quella più della metà che vinciamo insieme la prendiamo in culo uguale. Ha ragione, Dodo. Sono due quelle che vinciamo insieme. Ma come, non è vero? Io odio questo gioco. È molto a culo. C'entra pure molto in questo gioco. Molto a culo. Ma più che altro è la seconda volta. Io devo andare via. Bello. Sì. Grande vittoria oggi. È stato grande fantastico. Grande vittoria oggi. Se fa così caldo adesso... Voglio pensare tra qualche mese. A giugno-luglio voglio vedere che facciamo. Penso che c'è il condizionatore. Che chiamerò preventivamente l'ambulanza. C'è il condizionatore. Soprattutto di pomeriggio. È stato bello. Adesso torno a casa e faccio le motte strat. La metto al posto di Livio che ride. Ma prendine una che non usa la gente. No, fallo te. E allora fallo te. Io la rimetto. E allora fallo te. A parte no, che non puoi. Una guerra intestina. C'è un motivo, non puoi. È lui il capo? No, non è. È che è un'emotta animata. La tua non è animata. L'animeremo. Ah, va, se la animi va bene. Animi. Va bene. Vediamo. Lavorerò in questo weekend. Gli giro il. Tanto poi la rimetto. Gli giro il video di come animare le emotte. Se vuoi fare la guerra, c'ho la ma cosa la guerra? Ti dico, metti un ragazzo di emotte. Allora, 800 emotte di merda. Aeroplano. Mi fai fallo te, lo faccio metti io. E mi fai tanto, te la levo. Metti un aeroplano. Mi piacciono gli aeroplani. Cioè non è sei tu che stai a fare la merda. Metti bu. È tardi, vi staccano il citofono. Deve venire dal popolo, ragazzi. Combattete. Vediamo. Contro Livio. Combattete. Se vedrò la gente che usa strat tanto, la metterò. Comunque, se non la metti, non puoi vedere se la gente la usa. Se se la scrive. Se vuoi facciamo vedere il tuo citofono senza far vedere gli altri. Vabbè, ma sti cazzi. Beh, per far vedere che è successo. Prego.
La lore, magica lore. Vabbè, leva sta musica, non la supporto più. Vai. Questo è come ho trovato il citofono quando sono arrivato. Ma come lo... Bello. C'è una telecamera. Inviamela su... Una luminaria. Mettici l'antrace sul citofono. Non manco può essere suo. Così ci ammazziamo dopo. Chiami? Giovanni. No, è vero, non è normale. È già la seconda volta che succede. Che cosa? Questa cosa sì. No, più volte successo. Più di due. Mi sono sbagliato il ponte, la cosa che mi ha fregato a me. Sono cascato sul ponte. Quello mi ha inculato. Cascata dal ponte è brutto. Questo è come ho trovato il citofono. Cioè, continuano a staccarci, non so per quale motivo. Vabbè, avremmo fatto del male a qualcuno. Poi sapevo fosse quello il citofono, però ho chiamato lui e ho detto Livio. ma calcolate, gli altri sono placcati, cioè, quindi sono andati là e proprio ci hanno dato le botte serie. Sì, sono placcati internamente, quindi molto strano. Bacca. Vabbè. Ragazzi, fate un buon weekend e non vi ubriacate. Ci vediamo lunedì. Come no? Pensate tutti al povero Osvaldo. Che scam, ragazzi. Madonna, la prima volta che facciamo un raduno, voglio vedere tutti così.